amici, benvenuti a Casa Fontana. Oggi prepariamo uno dei piatti più tradizionali e tipici della cucina italiana, la pasta all'uovo, e la trasformeremo poi in una lasagna gratinata all'interno del Char Owen Fontana. Sarà una salsa bianca di mare con del pesce dell'Adriatico, quindi pesce azzurro, e delle piccole verdure che andranno a gratinare nel forno. Ma per prima cosa dovremo realizzare la nostra pasta con 250 g di farina, con la quale prepareremo una fontana, cioè andremo a fare un foro all'interno che possa contenere 3 uova. Andremo a inserire all'interno della fontana le uova. Con l'aiuto di una posata andremo a sbattere. In questa preparazione le nonne solitamente aggiungono sempre un po' di olio extravergine o un pizzico di sale per dare sapore. In realtà noi oggi la facciamo neutra, perché poi quello che ci interesserà mettere in evidenza è il sapore del mare, la sapidità dello iodio del mare Adriatico. Poco alla volta andremo a incorporare la farina, prendendola dalle sponde della nostra fontana, facendo attenzione a non romperla per fare uscire le uova. E quando il composto inizierà ad essere omogeneo e leggermente più denso, ci potremo aiutare con un tarocco per poi proseguire la lavorazione. Questa ricetta è una di quelle che le mamme, le nonne imparano fin da piccole, quindi già dall'età di 6 anni all'interno delle case iniziano a preparare per tutta la famiglia questo prodotto. Ed era uno dei prodotti tipici della campagna, fatti con ingredienti semplici, pochi soprattutto, e molto buoni. Quando il nostro impasto inizia a essere incorporato, con l'aiuto del tarocco andremo ad unire tutta l'altra farina. Mi aiuto con il tarocco in questo momento per non sporcare le mani, poi in realtà avrò la necessità di utilizzare le mani per poter dare consistenza, formare glutine e quindi dare un po' di tenacia all'impasto, che successivamente dovrà riposare. Questa operazione, come l'avete vista fare in questo momento in una spianatoia di legno, può essere realizzata anche all'interno di una classica boule, per evitare che le uova fuoriescano e anche di sporcare un pochettino meno. Una volta che l'impasto inizia ad essere abbastanza consistente, iniziamo a lavorare con la punta delle dita. Vedete, non schiaccio con le mani, ma faccio rotolare semplicemente l'impasto nella spianatoia e lavoro con il palmo della mano. Tengo vicino a me sempre un po' di farina che mi aiuterà a pulire le dita con l'impasto che si è attaccato, ed è normale che sia così. Le mani sono il primo attrezzo che si utilizza in cucina. Dopodiché proseguo a impastare. Il tarocco mi servirà anche per questa operazione, cioè ripulire la spianatoia dall'impasto che si è attaccato durante l'operazione di impasto, e proseguo a lavorare. Vedete, con le dita tengo fermo l'impasto e con una mano faccio ruotare sul banco di lavoro. Questa è un'operazione che dura all'incirca 4-5 minuti. Pulirò anche la mia posata per raccogliere tutto l'impasto che c'era rimasto. Vedete, lavorando l'impasto raccoglie tutta la farina e tutto quello che abbiamo nella nostra spianatoia. La stessa operazione può essere fatta anche in planetaria con l'utilizzo del gancio, facendo attenzione però a non scaldare troppo l'impasto, altrimenti rischierete di bruciarlo, quindi di cuocere le uova, e quando lo andrete a stendere tenderà ad asciugarsi velocemente. Una volta pronto, lasceremo riposare l'impasto per circa 10 minuti coperto, per evitare che si formi la pelle, e in modo che si rilassa, cioè la maglia glutinica si rilassa, si allarga
e ci permetterà poi dopo di stendere con il mattarello la nostra pasta all'uovo. Quando sarà pronta non faremo altro che mettere un po' di farina nella spianatoia, appoggeremo il nostro impasto e andremo a coprire. Trascorsi 10 minuti andremo a scoprire la nostra pasta, che sarà molto morbida. Spolvereremo la spianatoia con della farina, andremo a spolverare anche sopra e con l'ausilio del mattarello inizieremo a stendere il nostro impasto. In questa fase lavoriamo con una spianatoia di legno e un mattarello di legno per rendere il nostro impasto ancora più ruvido, e quindi questo gli permetterà poi dopo in cottura di trattenere meglio le salse d'accompagnamento. Le nonne in passato questa operazione l'andavano a fare direttamente sulla tovaglia, utilizzavano una tovaglia a fiori e questo gli permetteva di capire quando era il momento giusto per smettere di stendere la pasta, cioè nel momento in cui riuscivano a vedere dalla pasta i fiori che erano al di sotto nella tovaglia. Vedete che la muovo in maniera molto delicata e quando avrò raggiunto una lunghezza abbastanza importante inizio a lavorare sfruttando il mattarello. In questa fase di lavoro è importante non pressare troppo la pasta, non correre troppo veloce. Serve il tempo adeguato per poter fare tutta l'operazione. Nel caso che voglio preparare tagliatelle, lasagne o comunque paste lunghe che non devono essere farcite, posso aggiungere farina durante questa fase nella quale vado a stendere il mio impasto. Nel caso invece devo realizzare dei cappelletti, altro piatto tipico qui delle Marche, a un certo punto eviterò di mettere farina per far sì che l'impasto, una volta che inseriamo la farcia e andiamo a chiudere, possa aderire correttamente. Una volta che l'impasto avrà raggiunto lo spessore corretto, lo potremo tagliare. Con l'utilizzo e quindi l'aiuto, l'ausilio di un coltello, andiamo a dividere il nostro impasto in losanghe abbastanza grandi, in modo che le sistemiamo nella nostra placca, pronte per essere cucinate. Eccole qua. Una volta pronta la nostra pasta, porteremo ad ebollizione dell'acqua salata. Andremo a versare la pasta in modo che la faremo cucinare per qualche minuto, evitando che si attacchi nel fondo della nostra pentola. L'aiutiamo a venire a galla e poi l'andremo a scolare. E nel frattempo andremo a condire alla base della nostra teglia da forno con della besciamella realizzata con 1 litro di latte e un roux preparato con 70 g di burro e 70 g di farina. Poca noce moscata. Andiamo a stendere la nostra besciamella nella placca e su questa uniremo anche il pesce già cucinato per insaporire. Con un leccapentole distribuiamo in maniera corretta e omogenea la salsa sulla base della nostra placca da forno e a questo punto inizieremo a fare gli strati classici con la pasta che abbiamo precotto. Andiamo a scolare anche la seconda cottura. Questa è un'operazione che si fa anche quando si preparano un'altra pasta che avete già visto, i cannelloni,
Il precuocere la pasta ci permette di ammorbidirla e di poterla farcire all'interno. Una volta preparato il primo strato, proseguiamo con besciamella, il pesce andiamo a distribuire in maniera uniforme, profumiamo con un po' di prezzemolo e scorza di limone. Continueremo questa operazione fino a realizzare 4 strati. Terminato l'ultimo strato delle nostre lasagne al ragù di mare dell'Adriatico, li andremo a infornare nel forno Fontana Char Oven. Le nostre lasagne cucineranno per circa 35 minuti a 200 gradi centigradi. Cucineremo attraverso una cottura indiretta e sfrutteremo la ventola per rendere omogenea la temperatura all'interno della camera di cottura.